episodio con il nostro ARC. Ovviamente ho rimediato una nuova patch, è uscita anche l'armatura di Fallout. L'abbiamo costruita, fatta molto caruccia, molto somigliante a quella originale, quindi la cosa è molto interessante. Allora, diciamo che con quest'elmo, diciamo che l'armatura dovrebbe essere un po' più tozza e un po' più larga, perché era l'armatura atomica uno dei primi Fallout, quindi era diversa da quella di Fallout 3. Comunque va bene uguale, ci piace anche così. Come vedete, qui c'è sempre il dragozzo, sempre appizzato là sopra. Oltre alla nostra armatura, abbiamo anche costruito delle nuove armi che vi farò vedere subito. Allora, abbiamo costruito un altro fucile a cecchino, molto interessante. Questo bel fucilozzo di quelli ignoranti. Roba che piace. Ovviamente la texture è nuova, però ovviamente la ricarica sembra quello del Long Night, quindi diciamo che la ricarica è fittizia, però la potenza è assoluta, come potete ben vedere. Vediamo quanti colpi ci metto a tirare giù il Bronto. Mi do il liscio con sto colpo, se vedete. Sta arrivando, sta arrivando. No, sta scappando. Ce ne vogliono tantini comunque. Per un Bronto di livello 6. Poi vediamo la seconda arma che volevo far vedere. Eccolo qua, abbiamo il nostro mitragliatore, nostro M249, molto molto fighissimo. Lo so, il termine è una cagata, però era tanto per dire due cazzate. Certo, non è una potenza assurda, perché questo è un po' ovviamente ha tante munizioni, quindi la cosa è conveniente. Graficamente la texture è realizzata sufficientemente decente, certo c'è qualche piccolo baguccio, anche perché non ho munizioni per fare una ricarica, però aspetta, facciamo così, così ve la faccio vedere anche la ricarica. Ho spostato le munizioni così faccio vedere quando ricarica. Ricarica come il mitra, una zozzeria. Comunque può migliorare, insomma, possono fare qualche altra cosuccia. Questi li ammazziamo con pochi colpi. Cazzo, ora ste cose qui. Date fastidio. Vabbè, comunque questi li ammazziamo facili. Ovviamente. Ah, vedi che bello questo rosso. Questo poi me lo devo andare a fregare. Questo mi piace. È caruccetto. Oddio! Ma che è? Si è impennato tutto il dinosauro. Ma cazzarola. No, ma dai, davvero si è impennato così il dinosauro? Non ce posso credere. Davvero? Stiamo a sti livelli? Ma come cazzo? Si è ficcati i piedi dentro casa. Vabbè, ragazzi, sono cose bellissime da vedere. Ovviamente ve le sto facendo vedere apposta, quindi. Anche se non mi aspettavo una cosa del genere, sinceramente. Sono quelle cose assurde. Comunque, vediamo intanto l'arma com'è composta. Intanto, questa almeno è decente, si vede bene. La regge anche correttamente in mano. Invece, purtroppo, il nostro bel fucile da cecchino lo regge una zozzeria. Infatti, la mano entra dentro la cosa del caricatore, però, ovviamente. Non si può avere tutto. Diciamo che c'è un certo impegno, speriamo che migliorino ulteriormente la texture dell'arma, anche per questi piccoli problemi, sinceramente. Anche perché l'idea c'è, l'arma ci sta tutta, quindi non è neanche eccessivamente sgrava.
Anche perché dovrebbe sparare a ripetizione perché ha il caricatore questo tipo di fucile, quindi non è che devi fermarsi a ricaricare tutte le volte. Il drago si sta ingroppando casa, non ci posso credere. Perché ti ingroppi casa? Sa seguì qualche schifino? Ah, C2. Cavolo dei dinosaurini, cioè dei piragni rompono troppo le scatole. Che vi siete magnati, raga? Che è sto casino? Perché siete sempre tutti ammucchiati? Ha fatto l'ovetto lo scorpione. Sono scimmioni. Guarda. Pare che stai dentro al coso là, il passeggino, con i bambini là, oppure stai sopra il coso, qua a sedia, che faccio sedere. Cazzo sì. Ma perché rompeva? Mamma mia! Stop. Vabbè, mi toccherà riposizionarcelo perché così pare, non lo so, stava aspetta la pappa. Il bambino aspetta la pappa. Bigfoot. Bravi, merenda, mangiare. Questi bu, vabbè, se sono tutti incastrati uno dentro l'altro, una zozzeria. Bravo, niente, sta proprio male. Comunque, diciamo che volevo farvi vedere il macchinario che serve per costruire l'arma in questione. L'ho lasciato anche acceso. Allora, il macchinario è questo. Spegniamo questo come consuma. Diciamo che questo ci permetterà di craftare le nostre armi, ovviamente. Qui potrete, se avrete il sia il mirino che il mitragliatore già fatto, potrete fare il mitragliatore col mirino, quello con lo zoom, che non vi ho fatto vedere. Scendi, far piacere. Fammelo a questo drago, va. Dio, il drago non mi fa passare. Drago di zozzeria. Dai, draghino. Cancella, perché devo che ti nominare drago? Ma tu sei cieco. Come l'Humble the Following, così mi segui, scena da sto cazzo delle cose. Scendi, stupido! Il drago no, non mi segue, Tosca. E tutti i draghetti. Come segue? Si è incastrato là. Come se riesco. No.
Niente, per salire là sopra mi toccherà ammazzare. Vabbè ragazzi, prima o poi scastrerò il nostro drago da là sopra. Adesso non ho intenzione di farmi seguire da tutti, perché sono sicuro che quello resta incastrato e tutti i dinosauri vengano appresso. Vabbè ragazzi, diciamo che per questa cosetta un po' è tutto. Volevo farvi vedere qualche altro aggiornamentino, ma per il momento sembra che non funziona. Non lo so, io volevo provare a caricare la buggy, solo che ci ho provato in tutti i modi, ma non c'è modo di farla spawnare, perché è l'unico modo per averla. E non lo so, non so che dirvi su questa cosa. Ci ho provato, ho anche scaricato la mod, solo che non va. Ci ho provato in tutti i modi possibili, che dire. Ragazzi, spero che le nuove armi vi siano piaciute. Ovviamente vi farò vedere qualche altra cosa di un po' più interessante quando uscirà qualche nuovo aggiornamento. Magari sto aspettando qualcosa di più interessante, ovviamente, solo che gli animaletti nuovi non ne sono usciti ufficialmente, quindi aspettiamo che esca qualche animaletto nuovo da tamare, da farvi vedere. Anche perché purtroppo ci è rimasto giusto quello, perché ormai vi ho fatto vedere un po' quasi tutto su Ark. Non è che possiamo fare sempre le stesse cose, una rottura di scatole. Ragazzi, noi ci vediamo alla prossima. Se vi fosse piaciuto il video, come al solito, mettete un bel mi piace. Se avete qualche idea da suggerirmi, fatemelo sapere sempre nei commenti. Noi ci vediamo alla prossima e ciao!